noi un collega del Kronenzeitung austriaco a cui non possiamo non chiedere qual è la situazione in questo momento in Austria, un paese che vive principalmente di sci, di sport, di turismo di montagna. La situazione per sciatori normale è così che sono aperti tutti i lift, sì, si può sciare in Austria, però la situazione nelle piste di Coppa del Mondo non è così felice, diciamo. Possiamo dire che dopo la discesa libera l'Austria è in festa. Bel fine di un anno molto strano, è una retenzione per tutta l'Austria. Dopo 23 gare, la prima vittoria della stagione, solo negli anni 80 c'era una attesa da 15 gare, quindi è veramente quasi storica questa fine della stesa. Per Austria non è una cosa accettabile, diciamo. Voi è sport nazionale, ma che cosa è accaduto visto che eravate il Wunder Team e avete dominato per tanti anni? State preparando qualche cosa di speciale con i giovani che stanno arrivando oppure è mancato qualcosa? Hanno cambiato persone. Non c'è più un Hermann Mayer, non c'è più un Stefan Eberhardt, non c'è più Marcel Hirsch, anche lui manca. Direi che l'Italia non vince sempre il mondiale di calcio, quindi anche ha cambiato personale e forse hanno fatto errori nelle bimbi, nelle giovani schiatori. Forse deve cambiare qualcosa. Secondo te il segreto qual è? Come si cresce una squadra forte? Che cosa bisogna cambiare per evitare di perdere i giovani? Forse penso che la pressione è troppo grande per il giovane. Si vede norvegesi, loro hanno sempre atleti molto forti. Anche questo americano che ha vinto oggi è giovane, non ha così pressione, tutta la nazione guarda agli sciatori in Austria, questo è forse troppo. Abbiamo citato Hirscher ma anche Reich e poi Mayer, insomma la vostra storia è fatta di grandi miti? Sì, però era sono anni nelle 80, c'è una buca grande. Non abbiamo vinto niente. Poi è arrivato professor Peter Schröcksner come presidente e tutto ha cambiato. E adesso forse l'ultimo anno di lui, del suo presidente, e forse ci vuole nuove idee, ci vuole nuove persone, ci vuole nuova energia. Parliamo invece del turismo. Come va il turismo in Austria nell'era del Covid? Ah, male, male, male. Sono come ghost towns. In Austria, in Tirol, sono tutto chiuso, tutti i ristoranti da ottobre, sono chiusi i hotel, si può sciare, però non ci sono turisti, quindi male, male. Ma secondo il governo che cosa accadrà? Potrete riaprire presto oppure le attività verranno ristorate, riceveranno dei contributi per poter continuare? Il governo aiuta molto, secondo io, più che in Italia, però il turismo d'inverno è una cosa grandissima in Austria. Si dice che riaprano in gennaio, ma non sono sicuro che la situazione Covid cambia così presto. La situazione sanitaria invece qual è? Ma noi siamo preparati, noi abbiamo una medical service molto, molto buono nella terapia intensiva e non è così grave che era un mese fa, quindi siamo in una strada e adesso siamo in una strada bella, ma non si sa. Noi ci incontriamo qui ormai da 25 anni per seguire lo sci, è sempre stato forte la sfida tra Italia e Austria, ma in questo momento abbiamo una battaglia da vincere insieme, insomma, siamo uniti in questa battaglia. Sì, sono forti i svizzeri, sono fortissimi i svizzeri, forse siamo... Austria ha perso la Coppa della Nazione per la prima volta per 30 anni, speriamo che quest'anno rivinceremo.
Ma anche dobbiamo vincere la battaglia del Covid insieme. Sì, sì, no, tutto il mondo deve vincere questa battaglia. Non è una cosa della nazione, è un problema di tutto il mondo, secondo me. Qual è, secondo te, la pista più bella del mondo? Ma sono tante, sono tante. Ma parliamo delle discese, io dire la Strife a Kitzbühel, la Stelvio qui a Bormio, però la Strife ha in più la tradizione e la storia. È bello entrare nell'Olimpo delle vittorie della Strife, ma anche della Stelvio. Qui che sta detto anche Mattias Maia, che essere vincitore della Stelvio ci vuole nell'una carriera di un dicesista. Bocca al lupo. Grazie, grazie. Anche a voi. Ciao.